Buonasera, benvenuti a 8:30. Buonasera, benvenuta Stefania Salmaso, epidemiologa. Buonasera Alessandro Sallusti, nuovo direttore di Libero. Tanti buonasera. Auguri, in bocca al lupo, poi ci dirai. Buonasera Andrea grazie. Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano. E sì. Buonasera Giuliano Guidabardi, vicepresidente di Federalberghi Sud Sardegna. Allora, avete sentito, buonasera. Draghi riapre l'Italia con una forte accelerazione e un calendario dettagliato per ogni settore. La prova che il rischio di Draghi era comunque ben calcolato e che quindi nessun partito può piantare la sua bandierina subito dopo la pubblicità. Allora, professoressa Salmaso, Draghi riapre l'Italia con una forte accelerazione, pare, no? Anche con un calendario dettagliato per i vari settori, e pare che lo stesso Presidente del Consiglio abbia però ribadito che sono riaperture graduali per monitorare gli effetti sui contagi. Il coprifuoco è già da subito prolungato alle ore 23. È giustificata questa accelerazione? Finalmente qualche buona notizia, secondo me non ci dobbiamo lamentare di avere buone notizie. Ormai sono diverse settimane che la curva dei contagi sta scendendo, però ricordiamo che tutti gli sforzi e le contromisure fatte, soprattutto le vaccinazioni, sono mirate a ridurre i decessi, i ricoveri in terapia intensiva, quindi la parte più onerosa. E da quando si è iniziato a vaccinare, soprattutto le fasce più a rischio, abbiamo osservato un declino. Adesso non solo abbiamo meno contagi in generale, che si stanno un po' abbassando il numero, ma anche abbiamo meno decessi in relazione ai contagi. Quindi la letalità proprio della malattia sta scendendo, perché stiamo mettendo in salvo la parte più fragile. Quindi lei è tranquilla con queste riaperture? Perché lei aveva detto che era anche un po' presto per cantare vittoria. Diciamo che non è un rischio zerato, il rischio esiste. Io trovo giustificato che si allentino le sanzioni, la parte diciamo di imposizione, lasciando ovviamente anche alla consapevolezza del singolo cittadino di che cosa fare e che cosa non fare. E da questo punto di vista mi sembra che abbiamo tutti dicono riaprire in sicurezza. Adesso dobbiamo capirci che cosa si intende per insicurezza. Secondo me, a fianco a queste riaperture andrebbero messi a punto dei sistemi con cui si fa un monitoraggio di dove avvengono le esposizioni che poi finiscono in contagi. E io mi auguro quindi che tutta la parte sanitaria sia pronta a identificare i contesti più contagiosi. Il Comitato Tecnico Scientifico ha detto stasera che la pandemia è sotto controllo. Beh, in effetti in questo momento non è che ci sarà un momento in cui diciamo è finita. Dobbiamo comunque mantenere l'osservazione. Quindi mascherina, distanze di sicurezza, tutte queste cose qua dobbiamo continuare a rispettarle. Certo, certo. Chi è vaccinato si trova in una situazione molto avvantaggiata rispetto a chi non lo è. Certo. Alessandro Sallusti, tu ti aspettavi queste riaperture o comunque sono in linea con quello che il Presidente del Consiglio Draghi dice da ormai molto tempo, no? Queste riaperture graduali. Beh, me lo auguravo innanzitutto, me lo aspettavo perché sono convinto che quando ci sono le persone giuste al posto giusto sono in grado di fare le cose fatte bene e soprattutto di lasciar fuori la propaganda politica dalla stanza dei bottoni. Quindi sui giornali si continua più o meno a litigare, a rivendicare, ma laddove si decide decidono persone capaci indipendentemente dal parere dei leader politici. Andrea Scanzi, quindi alla fine è stato un rischio calcolato quello di Draghi e anche calcolato bene? O pensi che sia presto per dirlo? Per ora sì, Lilli. Io guarda, sono stato critico nei confronti delle aperture di Draghi perché pensavo e penso come Galli, come Crisanti, che si dovesse aspettare qualche settimana in più. Draghi si è assunto una bella responsabilità, evidentemente ha valutato che soprattutto a livello economico e non solo sarebbe stato drammatico aspettare anche solo 2 o 3 settimane,
e ha preso la decisione che ha preso il 26 aprile. Ho avuto personalmente molta paura come tanti altri, per ora ha ragione lui, sono contentissimo per ora di aver avuto torto, credo che sia forse la prima innegabile vittoria politica di Mario Draghi e volutamente parlo di una sua vittoria politica perché al momento io non vedo nessuno che possa intestarsi questa vittoria, né nel centrodestra, né nel centrosinistra, né nel Movimento 5 Stelle. L'unica mia piccola paura è legata alle prossime settimane, perché diciamo sono passati 20-21 giorni, quindi per cantare vittoria vorrei aspettare ancora un po', ma oggi innegabilmente il cosiddetto rischio calcolato, che è un po' un ossimoro di Draghi, è stato effettivamente un rischio calcolato e quindi complimenti al Presidente del Consiglio Draghi. Giuliano Guidabardi, per voi del settore alberghiero oggi è una giornata di sole, diciamo, dovete essere più che soddisfatti. Le chiedo, riuscirete a salvare la stagione estiva e soprattutto diciamo, voi che nella sua Sardegna tornerete a essere zona bianca dal 1° giugno, che è incredibile come... Cioè non riesco, poi magari lo chiediamo anche alla professoressa Salmaso, ma eravate zona bianca un po' di tempo fa, dopo 2 settimane siete tornati rosso, rosso scuro e adesso dal 1° giugno di nuovo zona bianca, ma mi dica intanto se è soddisfatto. Rispondo prima alla sua prima domanda, cioè a quella della zona bianca. Evidentemente non eravamo così maldestri e cattivi come ci avete dipinto più di una volta, evidentemente siamo stati abbastanza disciplinati e bravi. Sono contento, sì, egoisticamente sono molto contento perché riprendiamo a lavorare. Sono un po' meno contento per la situazione generale del paese perché mi sembra che questa euforia stia facendo perdere di vista quello che è il vero problema. Che sarebbe? Sarebbe che in questa guerra per la ripresa il turismo, il settore turistico rappresenta l'avanguardia. Se l'avanguardia retrocede o ha dei problemi, tutta la battaglia sarà persa. Ecco, noi diciamo, dobbiamo per forza dire al nostro comandante in capo che le truppe hanno dei problemi perché il paese è veramente indebolito dopo 15 mesi di misure draconiane, così severe, così incerte, e abbiamo bisogno di investimenti, abbiamo bisogno di poter avere nuovo addestramento. Se mi permette una metafora ittica, quando arrivano i pesci, il pescatore butta volentieri le reti, ma se le reti sono rotte, i pesci scappano. Quello che deve fare il bravo pescatore è riparare le reti prima di poterle ributtare in mare. E per riparare le reti dobbiamo manutenere il sistema turistico che attualmente è in ginocchio. Non basterà certo una ripresa adesso a far decollare nuovamente il sistema. Allora, poi entriamo anche un po' più nel dettaglio perché ci saranno nuovi sostegni, volentieri, nuovi ristori. Professoressa Salmaso, oggi ci sono stati circa 3.500 nuovi contagi, premettendo però anche che i tamponi di lunedì, certo, sono sempre pochi, 140 morti, certo, che sono ancora tanti, e diciamo che non rischiamo di pentirci, vero, di queste riaperture, perché siamo abbastanza coperti con l'andamento della campagna vaccinale? Sì, allora dobbiamo avere chiaro in testa che adesso noi non stiamo interrompendo la trasmissione virale o i contagi. Abbiamo lavorato per ridurre i ricoveri in terapia intensiva, i decessi, quindi la pericolosità delle infezioni. È chiaro che poi c'è tutta una fetta di popolazione che sono i giovani adulti, i bambini, tant'è vero che appena abbiamo rilassato un po' le restrizioni abbiamo avuto un incremento tra i bambini delle infezioni dei bambini tra i 3 e i 5 anni che non si era mai registrato. Lì abbiamo temuto che riaprire un pochettino poi ripartisse qualche cosa, che invece non è successo. Ma che qual è la misura, diciamo, che la preoccupa di più in queste riaperture? Non so, le cito: i ristoranti al chiuso, matrimoni, palestre, piscine, sale bingo, centri sociali. Il ministro Speranza ha detto in serata che è un percorso comunque graduale basato sulle
evidenza scientifica. Le discoteche, per esempio, resteranno chiuse, appunto. E i proprietari di discoteche però hanno annunciato proteste clamorose, perché hanno detto: ma come, riaprite quasi tutto e noi no. Quello, infatti, nel processo graduale probabilmente sono state identificate come il maggior punto di rischio. A me sembra che sia difficile identificare il contesto che è più pericoloso. Per questo quello che dico è: in questo momento si stanno rilassando le imposizioni, le contromisure imposte, però le persone devono mantenere il concetto che un rischio rimane e che quindi non bisogna andarsi a cacciare. Non è un liberi tutti. No, e non bisogna andarsi a cacciare nelle situazioni in cui è evidente. Se c'è un affollamento di giovani e ci sono persone non vaccinate, è chiaro che quel momento è ancora più rischioso. E quindi in qualche modo bisognerà stare un pochettino cauti da questo punto di vista. Quello che io mi auguro è che ci siano dei sistemi di monitoraggio delle nuove infezioni che vengono identificate, in cui si possa risalire a quali sono i contesti in cui si verificano, di modo che se dobbiamo ritirare i freni su qualche cosa lo facciamo mirato e non così a tappeto. Ma perché dovremmo riuscire adesso in quello in cui non siamo riusciti per 15 mesi? Perché ci sono molti meno casi, adesso siamo più rilassati e lo possiamo fare, perché adesso il Servizio Sanitario Nazionale si può occupare anche di fare delle indagini. Si era detto che un'incidenza sotto i 50 per 100.000, ancora non ci siamo. Possiamo cominciare a recuperare tutte le attività correlate col rintracciamento dei contatti, che non dappertutto sono state fatte in modo a tappeto. Quindi in qualche modo aprire in sicurezza vuol dire aprire sapendo, poi potendo verificare che cosa succede dietro ogni apertura. Guida Bardi, cos'è che non la convince di quello che ha appena detto la professoressa? No, la professoressa Salmaso, tra i tanti virologi che abbiamo avuto occasione di ascoltare in questi mesi in televisione, è tra le più moderate e mi fa piacere sentire il plauso alle misure di riapertura stasera. Certo, sì, mi perdoni, ormai io confondo tutto, perché andiamo da chi si occupa di zanzare a chi si occupa di epidemie, passando con molta disinvoltura dall'uno all'altro. Quello che a me piacerebbe in questo momento è che tornasse protagonista l'economia per chi fa l'economia, il lavoro per chi fa il lavoro e la politica per chi deve fare la politica. Mi piacerebbe che epidemiologi, microbiologi, virologi, eccetera, eccetera, facessero come fanno i grandi artisti, cioè trovassero il momento giusto per uscire di scena. Che è questo? Ci sono i vaccini, proseguiamo, magari loro possono andare a fare la ricerca di cui c'è tanto bisogno, sottraendosi al chiacchiericcio quotidiano sulle televisioni, solo questo. Allora, Scanzi, sei d'accordo? Poi Sallusti, poi naturalmente professoressa Salmaso. No, non sono d'accordo per niente. Io spero che Galli, Crisanti e non solo loro continuino a parlare. Credo che abbiano aiutato tantissimo la popolazione. Credo che se qualcuno debba nascondersi nei prossimi mesi, magari debba essere il sottoscritto, perché si sta bene lo stesso Guida Bardi. Tutto sommato, se le persone non vedono in televisione Guida Bardi o Scanzi, sopravvivono lo stesso. Magari se non ascoltano Galli o Crisanti, qualcosa perdono. Aggiungo anche che questa battutaccia che io sento ripetere spesso su Crisanti, che avrebbe avuto la colpa di studiare le zanzare, non è una diminuzio, perché studiare le zanzare è una nobilitazio per chi fa il lavoro che fa Crisanti. Quindi, esattamente come io non parlo di turismo, perché non ne capisco, consiglierei al signor Guida Bardi di non parlare di epidemiologia o virologia, perché non ne sa una beata mazza e l'ha appena dimostrato anche stasera. Guida Bardi? Signor Scanzi, io qualcosa la capisco, che non sia abituato a fare le file, però su questo dobbiamo fare la fila un po' tutti e arrivare ad una posizione condivisa. Quanto se l'è preparata questa battuta, Guido Bardi? Professori, sono gliela stati... dettata questa battuta? Possiamo... Un paio gliela di dettata minuti, questa battuta? Un paio di minuti, il tempo di riconoscerla, solo il tempo di riconoscerla, sono stato pronto. Le dicevo, complimenti. Prima dell'interruzione, complimenti. Sono stati su, grazie. Mi risponda la ringrazio, sul dettaglio, le faccio anche io a lei. Sì, se mi lascia parlare molto volentieri. Non dico che non debbano parlare, non ho detto questo. Dico che la grande mole di dati che abbiamo avuto consente loro adesso di parlare nella maniera che a noi serve di più, cioè di parlare con evidenze scientifiche e con studi approfonditi. Che non possano farlo andando continuamente in televisione con la mole di dati che ci sono da studiare e analizzare. Ma a me, chi è lei che non sono un virologo, ma allora è lei che non lo è. Devono parlare o no in televisione? Ma si rende conto, Guido Bardi, lei sta dicendo a Galli e a Crisanti quando vanno o no in televisione? Ma allora, chi cavolo siccome è abbiamo lei, la Guido Bardi?
Un attimo, secondo abbiamo permettersi io sono guardi. Siccome abbiamo la Siccome abbiamo la professoressa Salmaso qui con noi, che è epidemiologa. Adesso mi devo sentire in colpa perché sto qua. Infatti io vorrei semplicemente riportare l'argomento, cioè il problema qual è? Non è se deve parlare l'epidemiologo, il virologo, il politico, perché se poi si deve andare nelle opinioni, ovviamente queste fanno solo confusione. Il problema di fondo che mi sembra di cogliere è proprio che manca il riferimento alla scala di valori a cui fare riferimento, cioè manca l'indicazione di qual è il criterio che vogliamo usare per prendere le decisioni, il criterio utilitaristico economico, il criterio etico del salvare le vite, il criterio etico di tenere i ragazzi, di mandare i ragazzi a scuola. Mi sembra che quello che si discute... Su questo c'è stata confusione. Esatto, siccome è mancato il quadro di riferimento e le persone come me, ma come virologi, come quelli che ci capiscono della materia, vanno a dire quello che sono le osservazioni, ma non si possono inserire in un quadro di riferimento perché ognuno poi parla dicendo no, secondo me bisogna usare il metro dell'economia, secondo me il metro invece dello sviluppo e dell'educazione, no, secondo me... Però Draghi ha detto che anche quelle di oggi... sono basate sui dati della scienza. Sicuramente, i dati sono importantissimi, però quello che manca, per cui si creano tutte queste confusioni, sono proprio le indicazioni di che criterio di riferimento, che quadro stiamo usando per prendere le decisioni, perché se il concetto è salvare tutte le vite possibili è un conto, se il concetto è salvare i posti di lavoro è un altro, e questo non sta né all'epidemiologi, né ai virologi, né a chiunque ci capisce di una certa parte di scienza, che viene a dire come stanno i fatti. Questo sta in un altro contesto, però è importante chiarirsi su questo punto. Quindi non è colpa del singolo virologo o del singolo tecnico che dice quello che osserva, il problema è che manca un quadro condiviso di riferimento. Anche se Alessandro Sallusti, torno a te, naturalmente il fatto che suoi colleghi, insomma il mondo della scienza, sì, in questi mesi poi. No, cioè, diciamo, c'è chi ha fatto inutili polemiche, c'è chi si è innamorato della televisione perdutamente, cioè, insomma diciamo che tutto questo non aiuta persone serissime come lei e come tantissimi altri, ecco, diciamo che poi la peraltro se non parlano gli scienziati stanno nella Torre Burnea, se vanno in televisione dicono quello che pensano, che dobbiamo fare? Alessandro Sallusti, intanto possiamo dire che tutti i partiti della maggioranza hanno espresso soddisfazione, dalla Lega al PD, Enrico Letta ha detto che appunto sono riaperture graduali su evidenze della scienza, la Lega si è detta molto soddisfatta, soprattutto sul coprifuoco, e che però insomma là dove ancora non si apre subito loro continueranno a fare delle battaglie, ma molto pacata diciamo anche la Lega. Quindi non c'è, ha detto bene prima Andrea Scanzi, un vincitore politico, o Draghi è semplicemente riuscito a mettere tutti d'accordo? Ma guarda, secondo me ci sono due vincitori. Il primo è il vaccino. È il vaccino che ha messo tutti d'accordo, perché il vaccino sta ottenendo, sta dando i suoi effetti, portando i suoi risultati, e questo inevitabilmente mette tutti d'accordo. Cioè, c'è poco da discutere, anche se i virologi che comunque hanno fatto, anch'io sono d'accordo, hanno fatto in linea di massimo grandi, i virologi nel senso degli scienziati hanno fatto un grande lavoro, sono anche andati in ordine sparso, però creando un po' di confusione, e alcuni lo sono ancora oggi c'è chi sostiene una tesi, un'altra, però il vaccino sta mettendo tutti d'accordo. Il vaccino perché sta mettendo tutti d'accordo? Primo perché sono riusciti a portarlo agli italiani, quindi in tempi abbastanza rapidi, e secondo perché c'è una guida autorevole del governo. Ora non è questione di fare paragoni, Draghi, Conte, eccetera, eccetera, però insomma è inevitabile che la maggioranza di prima, Conte, faceva fatica a tenerla sotto controllo ogni giorno, c'era un problema. La maggioranza che c'è adesso, Draghi la gestisce. Quindi è una vittoria politica di Draghi, come diceva Scanzi. Scusa? È una vittoria politica di Draghi, comunque. Ebbene, insomma, io credo che Draghi,
doveva fare due cose, i vaccini e portare a casa i soldi dell'Europa. La prima l'ha fatta, la seconda la sta facendo, vedremo come finirà. Io mi permetto di dire che però ha un altro problema, che è quello di riuscire a questo punto a bloccare i licenziamenti, perché è vero che il paese sta ripartendo, ma nell'inerzia è inevitabile che se lasci mano libera le aziende legittimamente, quelle che sono andate in più in difficoltà, e questo creerebbe una crisi sociale profondissima. Quindi lo stop al blocco dei licenziamenti dovrebbe andare avanti? Adesso detto così, insomma, in qualche modo, cioè, quello che non si può fare è lasciare la gente per strada. Quindi o gli imprenditori si sobbarcano questo ulteriore fardello, oppure ci dovrà pensare il governo in qualche modo, trovando dei nuovi metodi o regole per gli ammortizzatori sociali, perché l'unica cosa che non possiamo fare è lasciare 3 milioni di persone in strada, ecco, questo direi che non è possibile. Guido Bardi è d'accordo su questo? Sì, sì, sono d'accordo, una prospettiva del tutto ragionevole, ma d'altronde 8:30 lo stiamo dicendo già da un anno, o il governo interviene e sostiene in maniera efficace il settore, o devono lasciare la possibilità all'impresa. No, ma sul blocco dei licenziamenti, bisogna continuare a bloccare i licenziamenti. Sì, sì, guardi, delle due l'una, se si bloccano, se continuano a bloccare i licenziamenti, bisogna consentire alle imprese di sostenere i lavoratori che non sono licenziati, altrimenti bisogna sostenere i lavoratori. Lasciare i lavoratori a spasso è una cosa che non si può fare, e quando ci sarà la fine del blocco dei licenziamenti sarà una catastrofe. Saraltro le faccio notare che coinciderà con il momento in cui noi dovremo ricominciare a restituire i prestiti che abbiamo preso in questo periodo per poter andare avanti e ricominciare a pagare le cartelle esattoriali nella loro integrità e interezza. Quindi sarà un momento assolutamente drammatico. Andrea Scanzi? E comunque, scusa Andrea, volevo anche aggiungere sempre un'altra questione, anche perché il Fatto Quotidiano, il tuo giornale, non ha mai creduto nella efficacia di questo governo di unità nazionale. Invece pare che stia funzionando, no? È presto, secondo me, Lili. Intanto meno male che c'è il Fatto Quotidiano e forse La Verità, che non sono particolarmente entusiasti di questo governo. Così però si c'è stata l'unanimità, Andrea. No, ci arrivavo. Però perché c'è stata l'unanimità, Lili? Perché è altamente popolare quello che è stato deciso in maniera, secondo me, sensata da parte della cabina di regia del Presidente del Consiglio e del Governo. Cioè, ci hanno detto da ora in poi si torna più o meno alla vita di prima. Non subito, lo abbiamo spiegato bene, però cosa c'è di più bello che intestarsi una notizia così bella? Finalmente torniamo a qualcosa di molto simile a ciò che chiamavamo normalità 2 anni prima. Dopodiché, esaurita questa luna di miele, oddio che bello, arrivano i vaccini, riaprono i ristoranti, i bar, si torna alla vita reale, che vuol dire da una parte la pandemia c'è ancora, ma vuol dire soprattutto il problema politico. Io non so se siete d'accordo, ma io avverto una situazione politica da quiete prima della tempesta. Cioè, a parte bisogna decidere come spendere i soldi del recovery fund, ma l'avete visto come è messo il centrodestra? Il centrodestra c'è una Meloni che è sparatissima verso la leadership, con Tajani, tra l'altro ho scoperto che politicamente esiste ancora, non lo sapevo, terrorizzato. Salvini che viene eroso nei consensi dalla Meloni. Dall'altra parte il centro-sinistra, il 5 Stelle, cosa fa? Chi è? Il Partito Democratico, chi è? Qual è la sua strada? Quindi credo che esaurita questa gioia che durerà 6, 7, 8 ore, da domani Salvini ricomincia a scannarsi con Letta, Letta ricomincia a litigare con i 5 Stelle, eccetera, eccetera, eccetera. Io non vedo nelle prossime settimane un potere taumaturgico così enorme da parte di Draghi da calmierare tanto il centro-sinistra quanto il centro-destra quanto i 5 Stelle. Secondo me ci attenderà un'estate forse calma sul fronte della pandemia, ma tutt'altro che quieta secondo me sul fronte politico. Sei d'accordo, Alessandro Sallusti? Tu senti una specie di quiete prima della tempesta sul fronte politico, e la Meloni che ieri ha detto che lei sarebbe pronta a fare il Presidente del Consiglio, i suoi partner nel centrodestra, nella destra? No, i problemi che ha indicato sono tutti verissimi, però c'è un piccolo fatto che tra quanto un mese e mezzo non servirà a nulla litigare, perché non si potrà più andare a votare. Se litigare è il motivo
per far cadere questo governo e andare a votare, perché fra poche settimane si entra nel semestre bianco e quindi se ne riparlerà dopo l'elezione del Presidente della Repubblica. Quindi saranno dei fuochi d'artificio quasi preelettorali, ma con nessuna efficacia o effetto sulla vita reale. Guida Bardi, le volevo anche chiedere, siccome mercoledì verrà affrontato dal Consiglio dei Ministri questo decreto sostegni bis, cosa non può mancare in questo decreto per il vostro settore del turismo? Mi dica la cosa più importante. Quello che dovrebbe essere necessariamente presente sono i prestiti a lungo termine. Questa è in assoluto la cosa più importante. Quindi chi ha preso un prestito con la banca in un tempo lungo deve avere più tempo per ripagarlo. Poter, sì, certo, e poter affrontare anche i successivi prestiti che ora saranno necessari per arrivare fino a scavallare il problema in un tempo molto lungo. Altrimenti siamo punti a capo. Come dicevo, a febbraio-marzo siamo punti a capo. Allora, professoressa Salmaso, anche lei sente questa quiete prima della tempesta sul fronte politico? Qua veramente mi asterrei dal giudizio perché parlo da privata cittadina, ma direi che visto che quello che bisogna fare sono le riforme e per fare le riforme bisogna forse fare meno chiasso possibile, ma mettere le persone d'accordo, se non c'è una motivazione per litigare che sia puramente elettorale di propaganda, probabilmente è una cosa buona, però quello che lo sappiamo che per l'Italia, per farla ripartire e per utilizzare questi dati, le risorse del recovery fund, bisogna fare le riforme. Quella a me sembra la priorità. Quindi ci sarà un collo di bottiglia in cui si dovranno incontrare le varie istituzioni, i vari idee. È fiduciosa? Sempre, sono ottimista e fiduciosa. Senti, Andrea Scanzi, voglio chiederti una cosa a proposito di Alessandro Sallusti. No, abbiamo detto che da oggi è il nuovo direttore di Libero, dopo 12 anni di direzione del giornale, lo vediamo anche con un altro sfondo. Ti ha sorpreso questa sua scelta? Ma volendo chiuderla con una battuta, direi che mi ha sorpreso che il giornale l'ho sopportato per 12 anni. Però uscendo dalla battuta, che è affettuosa, intanto in bocca al lupo ad Alessandro, perché è la cosa più importante. Poi due considerazioni velocissime. La prima, secondo me Sallusti è atteso da un compito difficile ma al tempo stesso facilitato da chi aveva prima. Dubito fortemente, è una valutazione mia meramente giornalistica, che Sallusti possa fare peggio di Senaldi e di Feltri. Al momento, secondo me, tra i giornali di destra c'è la verità che è nettamente superiore alle altre. La sfida di Sallusti sarà quella in qualche modo di raggiungere la credibilità della verità. Questa è una mia valutazione giornalistica. La seconda cosa che dico ad Alessandro, con tutto l'affetto del mondo, anche se spesso mi bastona come io bastono lui, è che secondo me Alessandro è uno che si vuole poco bene. Cioè io negli ultimi anni, quando lo vedo in televisione o lo leggo, io avverto in lui un giornalista molto bravo che a volte per interessi di bottega, per difendere un partito preso, si vuole meno bene di quanto potrebbe volersi. E visto che lui è stato un grande giornalista, per esempio di giudiziaria, prima dell'avvento di Berlusconi, mi auguro che con Libero riscopra quel piacere della libertà e quella onestà totale, intellettuale, che potrebbe caratterizzarlo, e sarebbe una bella notizia, perché tornare a leggere con piacere Libero sarebbe una bella notizia. Alessandro Sallusti, diciamo, un giudizio, mi verrebbe da dire, assai pesante, ma questo adesso me lo dirai tu, e soprattutto a me interessa sapere, Libero diventerà più moderato o tu diventerai più radicale? No, ma la questione non è quella, la questione è, come ha detto prima Scanzi, da qui a pochi mesi cambierà completamente il quadro politico, perché o vincerà Meloni o vincerà Salvini, la sfida dentro il centrodestra. Forza Italia riuscirà a continuare a essere ago della bilancia e tenere tutti insieme, cioè il centrodestra così come lo conosciamo adesso? Sono tutte domande le cui risposte arriveranno nei prossimi mesi, per cui secondo me c'è da ripensare, in base anche a quello che succede, ripensare un modo di raccontare e indagare la politica che si oppone all'asse PD Grillo, e mi sembra una sfida interessante. In quanto alla libertà, io credo che proprio la prima libertà sia la libertà di difendere le proprie idee,
Scanzi difende le sue ed è prigioniero delle sue idee. Sì, ogni tanto le cambia, come tutti, però non è che lui non è prigioniero delle sue idee, io sono prigioniero delle mie. Le idee vanno difese, non è che le idee cambiano se uno passa dal giornale al Libero, le idee sono sempre quelle, possono cambiare i toni con cui le esprimi, ma non il contenuto, quindi... Ma quindi non mi ammette se questo Libero firmato da Alessandro Sallusti sarà più moderato, perché diciamo adesso i toni sono, vogliamo dire, accesi, per usare un eufemismo, con un surplus di aggettivi tutti roboanti. Ma moderato nei toni è probabile, io sono più moderato di quanto non lo sia Vittorio Feltri, quindi è probabile che proverò a usare dei toni più moderati. E il tuo rivale è la verità di Belpietro, scusami, il tuo rivale è la verità di Belpietro? Ho detto il tuo rivale è la verità di Belpietro? No, guarda, c'è un bacino del centrodestra che è coperto da 3 giornali, il giornale che è quello che in questo momento vende più copie, e poi ci sono La Verità e Il Libero che più o meno le vendono uguali. Il mio rivale in che cosa? In copie, in copie deciderà il mercato. Troverei stupido che tutti e 3 giornali andassero a occupare lo stesso spazio di un mondo e molto articolato. E tu quale spazio occuperai? Non l'ho capito ancora. Quale spazio occuperai tu? Beh, c'è uno spazio, questa è la scommessa, La Verità è un giornale molto radicale, con toni addirittura in alcuni campi integralisti, il giornale è il giornale dei moderati, io credo che tra le due cose ci sia uno spazio per essere diversamente moderato pur nella fermezza delle idee. E quindi è uno spazio intermedio tra la verità e il giornale dal punto di vista politico e culturale. Credo adesso di aver capito. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, che introduco con una domanda rapidissima a lei, professoressa, perché il vaccino italiano, Reitera, è stato bloccato dalla Corte dei Conti. Lei ha capito perché? No, se è della Corte dei Conti è un fatto abbastanza amministrativo che evidentemente non ha, comunque andava sullo stesso filone dei vaccini a vettore virale, quindi con l'adenovirus, non so quali siano stati gli intoppi. E fa molto discutere però questo stop, come ci spiega Pagliaro, guardate. Dopo che la Corte dei Conti ha bloccato il finanziamento pubblico all'azienda biotecnologica Reitera di Castel Romano, rischia di finire qui la storia del primo vaccino italiano contro il Covid-19, che dopo essere stato testato su 900 volontari in 26 centri, si trova ora nella fase 2 della sperimentazione. Nessuno sa con precisione perché la magistratura contabile abbia deciso di non autorizzare il pagamento dei 50 milioni, di cui 41 a fondo perduto, promessi all'azienda dal Ministero dello Sviluppo Economico e da Invitalia. Le motivazioni alla base della decisione verranno rese note entro 30 giorni, quando saranno trascorsi 4 mesi dal giorno in cui il governo prese l'impegno di sostenere la produzione del vaccino. Sono questi i tempi giudicati congrui anche di fronte a un'emergenza sanitaria. Perché ci sia bisogno di un vaccino italiano lo spiega oggi a Repubblica Paolo Maggi, l'infettivologo che coordina la sperimentazione. Perché, dice, siamo sotto lo schiaffo delle aziende straniere, soprattutto americane. Perché se per qualche motivo ci venisse a mancare Pfizer ci troveremmo in difficoltà. Perché dovremmo fare dei richiami? E perché esiste la plausibilità biologica di una nuova pandemia. E non da ultimo, perché i due vaccini italiani, oltre a Reitera anche Takis, sono ottimi dal punto di vista scientifico. Letto oggi, suona beffardo il comunicato con cui il 12 maggio la stessa Corte dei Conti spronava lo Stato a erogare con sollecitudine le sovvenzioni per i progetti di ricerca, in particolare quelli per fronteggiare l'epidemia Covid-19.
Grazie professoressa Salmaso, grazie Giuliano Guida Bardi, grazie Andrea Scanzi, grazie Alessandro Sallusti, ovviamente grazie. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, ma tanto qui da noi ci vedremo sempre. Grazie, grazie spettatrici e spettatori, vi lascio adesso al film di Sidney Pollack, Tutsi, con Dustin Hoffman e Jessica Lange. Quindi state con noi e noi ci vediamo come sempre domani alle 8:30. Arrivederci.